10 le mensilità arretrate per 14 lavoratrici della cooperativa Geoagriturismo che prestano servizio di assistenza alla casa di riposo per anziani IPAB Monsignor Gurrera Moncada Calafato di Via Turati, che si sono ritrovate in sit-in dinanzi l'istituto assieme ai rappresentanti sindacali della CGIL e CISL per reclamare i loro diritti. Un servizio essenziale quello che le assistenti prestano assieme ai dipendenti dell'IPAB, ai circa 50 anziani ospiti della casa di riposo che pagano regolarmente le loro rette. Il direttore della cooperativa dice che non prende soldi al committente. Il committente di contro non vuole sentire i sindacati perché non sono loro a rivolgersi a noi, ma dobbiamo parlare con il direttore dei lavori, con il direttore della cooperativa. Di fondo c'è che queste ragazze offrono un servizio eccellente ad anziani, quale assistenza e quale mensa, però di fondo non vedono gli stipendi. Una situazione insostenibile per le lavoratrici e le loro famiglie. Perché noi facciamo il nostro lavoro con passione, però non avendo uno stipendio siamo costretti a fare altri lavori e quindi a creare anche dei disagi a casa. E noi vogliamo continuare a lavorare, però avere anche uno stipendio. Comunque in ogni caso noi il disagio non lo vogliamo provocare alle nostre colleghe e neanche ai nostri assistiti, però ci porta la nostra ditta e comunque chi per lui a dover fare questo sciopero almeno per oggi, poi possibilmente lo prolungheremo in un altro giorno con un'altra data, anche perché io e altre mie colleghe andiamo a lavorare di notte o di giorno, fare assistenza o quello che ci potrebbe capitare per arrancare ogni mese un minimo stipendio per dare da mangiare ai nostri figli, i nostri mariti, che chi lavora, chi non lavora, con i disagi che ci stanno, le bollette, tutto ciò che riguarda la nostra famiglia, la quotidianità. Quindi a questo punto credo e comunque che di avere noi tutte di chiedere un nostro diritto, che è quello che di avere uno stipendio anche minimo, ma di averlo.